Finisce 6-2 il big match tra Libertas Scanzano e Via Grande, due protagoniste indiscusse del girone F del campionato di Serie B di calcio a 5, rispettivamente seconda e quarta in classifica. Una gara ricca di emozioni tra due team alla ricerca del bottino pieno. La Libertas per non perdere contatto dalla vetta della classifica, il Via Grande per sperare nel colpaccio ed entrare prepotentemente nel discorso promozione. Primo tempo equilibrato, con gli ionici che aprono le danze e passano in vantaggio a 2 minuti dal fischio d'inizio grazie a Stigliano. Pochi minuti dopo i siciliani riportano la gara in parità con Birinotti, ma è ancora l'asso policorese a regalare allo Scanzano la segnatura del momentaneo 2-1 all'11esimo. Al 15esimo il Via Grande pareggia ancora con Cutroli, mentre Stigliano è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. La ripresa vede gli ospiti a caccia del vantaggio, ma i ragazzi di Mister Bombino sono attenti in difesa mentre cercano di sorprendere l'avversario con veloci ripartenze. E proprio in contropiede al 7esimo l'italo-brasiliano Bavaresco mette a segno il 3° gol rossonero, non potendo esordire meglio in questa stagione con la maglia dello Scanzano. Il Via Grande sembra usare il colpo e la Libertas spostare salire in cattedra, dilagando grazie ai gol di Cospito, Miri e Cao a pochi secondi dalla fine. Una vittoria che sancisce l'imbattibilità sul campo della Libertas, proprio contro l'unica squadra che l'ha battuta in questo campionato, ma solo nelle stanze della giustizia sportiva. A fine gara i commenti di Mister Bombino, di Gustavo Bavaresco e del presidente Todaro. E io quello che non volevo che i ragazzi volessero fare un boccone di questa squadra, quindi siamo entrati che volevamo a tutti i costi fare subito il risultato e metterla dalla nostra. Fortunatamente ci siamo riusciti, però poi abbiamo concesso qualcosa a loro sulle ripartenze perché siamo andati a pressare alti e mali a volte, quindi non eravamo omogenei nella pressione e abbiamo subito quei gol che potevamo sicuramente evitarli. Poi abbiamo sofferto un po', e si sono venuti a mancare Osvaldo nel primo tempo per una contrattura, stessa cosa dicasi per Rispoli all'inizio del secondo tempo, quindi eravamo anche un po' ridotti come organico, come cambi, però fortunatamente i ragazzi hanno fatto gruppo, quindi stavolta si sono chiusi bene e sono ripartiti bene nelle occasioni che abbiamo creato. Oggi è stato l'esordio di Bavaresco, che ha segnato proprio quel gol che poi ha sbloccato la partita. Beh sì, Bavaresco anche lui, un po' l'emozione, la prima partita, non ha il ritmo partita, i numeri ce li ha, però non ha ancora il ritmo partita, i tempi di una partita, quindi piano piano penso che darà una grossa mano a questo gruppo. Presidente, sul campo Via Grande avete vinto voi, qui avete vinto una partita difficile, ma poi la classe dello Scanzano è venuta fuori. Dopo, sì, è vero, abbiamo giocato contro una bella squadra e alla fine noi, anche con l'infortunio di Stigliano e Cesare Rispoli, siamo usciti alla grande, perché noi abbiamo gente che abbiamo i cambi adatti per poter sopperire alle defezioni. Oggi è stato anche l'esordio di Bavaresco, che è arrivato con un gol. Sì, oggi è stato l'esordio suo, ha fatto una bella partita e l'ha anche bagnato con un gran gol. Gustavo Bavaresco, oggi un esordio con un gol che ha sbloccato la partita. Bello esordio, primo tempo un po' ancora senza ritmo di gioco perché la prima partita, ma secondo tempo un poco meglio e hai fatto un bello gol. Com'è stata questa gara contro una squadra, il Via Grande, che si sta dimostrando forte in questo campionato? La squadra di loro è fortissima, c'è bello calciatore. Una partita troppo difficile, ma hai vinto con giustizia. È bellissimo questo Palermo, con troppo tifosi. È bello. Ok, bellissimo. Grazie.